Ma è andata bene, anzitutto il ministro ci ha fatto i complimenti perché siamo stati l'unica regione in Italia a fare i test sierologici, tamponi agli studenti, e ci ha fatto i complimenti per il modo in cui abbiamo fatto e concluso tutta la situazione degli esami di maturità. L'eccellenza nazionale come regione, il fatto dei trasporti, che abbiamo attuato il trasporto a chiamata relativamente allo studente che ne aveva bisogno per quel giorno, il fatto dei tamponi ai docenti, al personale delle commissioni d'esame, il fatto di aver dotato ogni studente di mascherina e gel igienizzante. Quindi siamo contenti. Nello stesso tempo stiamo lavorando e programmando la riapertura delle scuole. Abbiamo già da qualche settimana attivato il tavolo regionale con i sindaci, i presidenti, con la ASLEM. Quindi stiamo lavorando incessantemente sulla questione e sono ottimista. Penso che grossi problemi al momento non ce ne sono, tranne alcune criticità sui territori dove ci sono delle scuole che sono in costruzione che devono chiudere, delle scuole che hanno leggermente problemi di distanziamento, però come ha detto anche il nostro ministro, nella nostra regione questo non è che è tanto presente. Penso che al nord o in altre città ci sono classi di 40-45 persone. Penso che da noi questo problema non c'è, quindi stiamo lavorando affinché si rispettano le norme. Ovviamente lo Stato ha dato ampia discrezionalità alle amministrazioni locali, quindi sarà ogni sindaco, ogni presidente della provincia a trattare singolarmente edificio per edificio.
Sappiamo che anche in Molise ci sono problemi per quanto riguarda l'edilizia scolastica, soprattutto gli spazi all'interno delle aule. Ma è andata bene, anzitutto il ministro ci ha fatto i complimenti perché siamo stati l'unica regione in Italia a fare i test sierologici, i tamponi agli studenti, e ci ha fatto i complimenti per il modo in cui abbiamo fatto e concluso tutta la situazione degli esami di maturità. Quindi, in eccellenza nazionale come regione, il fatto dei trasporti che abbiamo attuato, il trasporto a chiamata relativamente allo studente che ne aveva bisogno per quel giorno, il fatto dei tamponi ai docenti, al personale delle commissioni d'esame, il fatto di aver dotato ogni studente di mascherina e gel igienizzante. Quindi siamo contenti. Nello stesso tempo stiamo lavorando e programmando la riapertura delle scuole. Abbiamo già da qualche settimana attivato il tavolo regionale con i sindaci, il presidente, con la ASL. Quindi stiamo lavorando incessantemente sulla questione, sono ottimista. Senta assessore, ma a settembre ci sarà spazio per tutti, quindi tutti in sicurezza e nelle proprie aule? Sì. Noi stiamo lavorando per questo, penso che grossi problemi al momento non ce ne sono, tranne alcune criticità sui territori dove ci sono delle scuole che sono in costruzione che devono chiudere, delle scuole che hanno leggermente problemi di distanziamento, però come ha detto anche il nostro ministro, nella nostra regione questo non è che è tanto presente, penso che al nord o in altre città ci sono classi di 40-45 persone, penso che da noi questo problema non c'è. Quindi stiamo lavorando affinché si rispettano le norme. Ovviamente lo Stato ha dato ampia discrezionalità alle amministrazioni locali, quindi sarà ogni sindaco, ogni presidente della provincia a trattare singolarmente edificio per edificio.